oggi è lunedì 4 dicembre, sono le 10.28, io sono appena uscita dalla tortura delle torture che è il dentista. Sono stata a fare la pulizia dei denti ed è una cosa che io non sopporto fare perché mi fa venire i brividi, non lo so, è una cosa che non sopporto anche quando mi grattano il tartaro, è una cosa allucinante. Io ogni volta che devo andare a fare la pulizia mi viene l'angoscia. Vabbè, è andata, quindi l'ho fatta, e anzi adesso devo rincominciare a utilizzare il filo interdentale che utilizzavo tanti anni fa e adesso un po' che non uso più. Sto fermando 10 minuti, mi do 10 minuti e un quarto d'ora in questo negoziato di cinese, che è quello dove ogni tanto trovo qualcosa di carino. Faccio un mini piccolo giretto e poi me ne vado a casa, che oggi incomincio alle 3:30, alle 3:30 alle 10, quindi è lunga, e poi devo fare le vetrine, insomma un po' di cose da fare, quindi 10 minuti e poi torno a casa. Tra l'altro, ragazze, fa un freddo, è arrivato proprio il freddo, freddo, freddo. E ho fatto un pezzo a piedi, soranno, stavo congelando, mi sono coperta, ero coperta praticamente così in strada, così, allucinante. Poi in macchina ho il riscaldamento che è a manetta, ci saranno 25 gradi. E mamma mia, che sensibilità, aiuto. E niente, vabbè, dai, andiamo a curiosare insieme e vediamo cosa c'è di bello nel negozio di cinesini. Ciao ragazze, scusate per la mia voce nasale, ma sono veramente troppo intasata. Ho appena finito di mettere qua le lucine sullo specchio della camera e oggi sono tornata a casa dal lavoro ho smesso alle 3:30, poi ho preso i bambini, sono tornata a casa che erano le 5:30, mi sono fatta subito la doccia, mi sono lavata i capelli e adesso ho messo le lucine sullo specchio. Adesso vi faccio vedere anche due cosine che ho preso ai bambini l'altro giorno ad Arese. Gli ho preso due camicette, volevo prendergli qualcosa da vestire di uguale e quindi le ho prese sia per uno che per l'altro. Adesso vi faccio vedere. Da Okaidi gli ho preso queste due camicette che praticamente sono identiche. Sono in jeans, però sono fatte in questo modo, hanno i polsini, vedete, sono fatte così. Io sono già in pigiama, come vedete, perché sono morta, stanca e soprattutto raffreddata, quindi questa fa per Ricky e questa è per Christian. Mi piaceva molto come erano fatte, erano un po' particolari, insomma un po' diverse dal solito. Mi piaceva molto che avevano questo polsino fatto così. Ok. Beh, dai. Ci vediamo tra un po'. A dopo, ciao. Mi sono preparata anche qua il sacchetto dei prodotti finiti e spero domani di riuscire a girare il video. Spero di farlo almeno così, domani mattina me ne libero. E poi vi volevo parlare un attimo, ecco, questo balsamo qua che mi sta piacendo un sacco. Infatti ve lo volevo far rivedere, questo qua l'ho preso da NYX. Infatti adesso me ne metto un po' anche sotto il naso perché c'è arrossato. È buono, è proprio buono, mi sta piacendo un sacco, perché è proprio morbido sulle labbra. Telefono! Guardate che unghia schifosa. Ecco qua, mia mamma che parla al telefono, si fa sentire da tutti. E niente, questo qua è il balsamo che ho trovato in casa da NYX, l'ho preso. E mi sta piacendo molto. C'è questo naso che mi sta distruggendo. Proprio buono, buono. Mia mamma urla perché è sorda, cioè, ma urlare più no? E niente, adesso l'ho messo anche sulle labbra. Io ho qua anche altri dei pensierini da incartare, dei regalini, infatti adesso un giorno di questi mi ci metto e li faccio. Questo, la Barbie per la figlia della mia amica, ho preso questa Barbie qua, siccome una bambina, no? Mi sono sbizzarrita con la Barbie, carina che è questa Barbie qua, proprio bellina. Ops, questo pochino per qua. Questo qua è un pensierino, un pigiamino. Vabbè, dopo vedi impacchetterò, magari domani mattina vediamo se è il caso di fare questa cosa in pacchetto. Allora,
sempre 2 miliardi di cose in giro, eh. Vado giù a vedere il mio brudino se è pronto. Vado. Ciao ragazze, oggi è 6 dicembre, io sono appena rientrata adesso a casa, sono intasatissima. Sono andata a prendere qualche pensiero, poi ho preso, mi sono ripresa il fondotinta della Puro Bio, in farmacia, insomma ho preso qualche cosina che mi serviva, qualche sacchettino regalo, e adesso ho messo su a fare un brodino perché sono troppo intasata. E niente, dai, ci vediamo dopo, così faccio vedere alcune cosette. Ok, ciao, a dopo. Allora ragazze, qua ho dentro un pensierino, quindi non ve lo faccio vedere, però è della Caudalie, in questo sacchetto che vedete qua, ed è un pensiero, quindi niente, vi faccio vedere cosa ho preso, perché mi è andato anche un sacco di campioncini, tra l'altro, tanti davvero. Allora, ho preso il fondotinta, questo qua della Puro Bio, io ho preso il numero 2 perché è quello che utilizzo durante l'inverno, infatti adesso lo metto subito nei miei trucchi perché mi serve assolutamente, l'ho finito. E poi mi è andato un sacco di campioncini della Caudalie, mi è andato questo siero, allora siero dissetante per pelli disidratate, quindi questo qua. Poi li proverò tutti. Poi mi è andato questo che è una maschera. Allora, maschera peeling glicolico, lascia in posa 10 minuti, c'è acquario di 3 contorno occhi. Anche questa qua l'acido glicolico. Questa è sempre maschera. Poi mi ha dato questa, cos'è? Maschera anche questa. No, questa è una crema invece. Poi questo qua è un fluido mattificante idratante. Io trovo che sono molto buoni questi prodotti, infatti questo è un altro che infatti volevo prendere qualcosa perché avevo avuto dei regali e mi ero trovata molto bene. Maschera crema idratante, questa cos'è? Maschera idratante. Poi ho questa crema ultra nutriente, questa qua è sempre un fluido effetto matto idratante. Poi questo qua dovrebbe essere contorno occhi, allora crema contorno occhi, occhiaie, borse. E invece questo qua è una crema occhi per occhiaie, borse e anti-age, rughe. Questo è un'acqua profumata sempre della Caudalie che mi hanno fatto provare, mi hanno regalato anche il campioncino. Oggi vado a sistemare la unghia perché mi è partita. E poi questo qua è sempre, io non ci vedo, cos'è questo qua? Sempre un contorno occhi, anche questo, sì. È sempre un altro contorno occhi, effetto lifting. Ok, devo dire che mi hanno riempito di un sacco di campioncini, che io provo molto molto volentieri. E beh, poi adesso mi vado a riprendere, a utilizzare ancora questo. Poi, vabbè, se non starei cinese ho preso, vabbè, questo che è per il ghiaccio, per la macchina, anzi adesso me lo porto subito giù in macchina perché mi serve. E questa roba. Ok, questo qua. Poi ho preso questa tazza che devo confezionare, fare un piccolo pensierino con dei cioccolatini, mi piaceva molto. Quindi ho preso questa, poi ho preso questo svuotatasche, in realtà nel quale in realtà volevo mettere i miei braccialetti, perché comunque tutte le volte quando mi butto tutto sul piattino non ci stanno, quindi questo. Poi ho preso questi sacchettini qua questi sacchettini qua per fare le confezioni regalo. Poi ho preso questi elastici per i capelli, che servono sempre. Questo portacandele che volevo mettere sul mobiletto del bagno con una tea light rosa. Mi piaceva perché c'era la sagoma della rosa, mi piaceva molto. Poi ho preso questi due nastri con i fiocchi di neve, uno grigio e uno rosso,
Poi ho preso questi due mollettini per i capelli, fatti così, sono qua un po' di piccolini, quando vuoi fare tipo una mezza, un mezzo raccolto, sono carini. Poi ho preso questi chiodini per appendere le cose in casa, questi chiodini qua per cornici e robe varie, e per finire anche questi ganci che si attaccano alle porte per agganciare le cose, agli armadi, insomma sono comodi, io li utilizzo molto anche per attaccare le cose, quindi questi due gancettini. Mi attacco anche dietro la porta del bagno, ne ho diversi attaccati per attaccare gli asciugamani, gli accappatoi, insomma un po' di tutto. E queste sono le altre cosine che ho preso dai cinesini. Queste qua me le metto da un'altra parte perché sennò farò una brutta fine, lo so già perché faccio il disastro. Quindi adesso sistemo tutto e poi devo ancora uscire, devo andare a ritirare delle cose dalla sarta e fare due cosette. Quindi noi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, a dopo. Ah, poi ragazzi, mi ero dimenticata, ho preso anche due sacchetti così per le maestre di Riccardo perché gli sto facendo un pensierino confezionato da me, quindi ho preso due di questi e poi ho preso per un altro pensiero questo sacchettino che mi piaceva molto, fatto così, carinissimo, proprio bello bello. E basta, nient'altro. Nient'altro, adesso devo solo riordinare un po'. Ciao ragazze, è sempre il 6 dicembre, io devo lavare un po' di cose a mano. Ho qua una maglia mezza manica che è molto delicata, poi ho qua questa tuta qua leggerissima e delle sciarpettine. Quindi devo anche stare un po' attenta perché ho paura che perdano colore. Cominciamo da queste e poi dopo procedo con le altre. Però prima mi devo svuotare un attimo, ragazzi, devo svuotare la bacinella qua perché poi mi serve. E arrivo un attimino solo perché ci metto sui guanti perché poi mi serve questa bacinella, quindi i guanti sono qua. E sono ancora super intasata, mi sono fatta ancora aerosol e vapori con l'olio 31 perché domani devo andare a lavorare e sinceramente meno male comincio alle 6, quindi ho tempo un po' di riprendermi. Adesso prima sciacquo un attimo questa, la sciacquatina anche con un goccettino di sapone, visto che è disinfettata. Avrei dovuto fare un sacco di cose oggi, ma sinceramente non ce la faccio, cioè non sono per niente in forma. Adesso queste cose qua le lavo, poi le metto sul calorifero perché l'asciugatrice sono troppo poche, sinceramente faccio prima a farle asciugare naturalmente sul calorifero. Quello così me ne devo dare scatole, tanto sono tutte sciarpettine leggere, perciò uso questo qua, lana e seta, capi delicati, di lessa lunga, così almeno la sciacquatina. Sinceramente oggi avrei dovuto fare tante cose, la tinta, avrei dovuto fare anche un po' di pulizia, fare un blog di pulizia, ma non sono per niente in forma. Devo fare anche le confezioni di regalo per le maestre di Riccardo, quindi ho preso un Ferrero Rocher bello grande, quello là grosso così, e poi gli devo mettere intorno tutti i cioccolatini intorno, però non ce la faccio, non ce la faccio, non ho per niente forza, quindi niente, non ci rinuncio proprio. Intanto mi metto a fare questa cosa qua e lavo sta roba. Tanto stamattina sono stata in giro, ho preso anche tre maglioncini carinissimi, poi magari ve li faccio vedere, magari li faccio vedere anche dopo perché sinceramente non mi va di fare un video haul perché poi li voglio anche mettere subito, li voglio utilizzare. E poi vedo che comunque i video haul non sono, non so, non mi sembra che sono graditissimi, sinceramente a volte metto da parte le cose perché comunque ci tengo a farvele vedere, ma poi vedo che non è che li apprezzate più di quel tanto. Cioè, c'è sempre che qualcuno che li apprezza, però vedo che gli piacciono di più i vlog, quindi potrei includere nei vlog anche alcune cose che prendo. Poi se c'è qualcosa in particolare che voglio farvi vedere, allora magari dedicato alla casa, magari se fosse un video dedicato alla casa magari lo apprezzate di più. Poi vabbè, vediamo insomma, però queste cosine qua penso che alla fine ve le farò vedere, senza fare un video, insomma, ecco. Adesso vi metto un goccettino di ammorbidente quando sciacquo, adesso sciacquo un attimino così. Queste qua sono un po' che sono nell'armadio, mi danno fastidio perché erano nel portasciarpe, dove c'era un buchino per ogni sciarpa, ma adesso sinceramente basta.
non possiamo proprio fare a meno, perciò assolutamente resto. Do una bella sciacquata con acqua fredda e metto un goccino di ammorbidenti. Ho dovuto un po' separare i colori perché sennò mi fai un casotto. È buonissimo questo Lenor. Questo Lenor e quell'altro che ho preso, che poi vi faccio vedere nei miei prodotti finiti che devo girare presto, sono veramente molto molto buoni, davvero. Tanto buoni, davvero davvero. Ecco, mi do una sciacquata così e poi lo lascio per lavare le altre e ci aggiungo un po' di acqua tiepidina. Ecco qua ragazza, mia bella bacinella, adesso vado su e li metto sopra il calorifero. Andiamo su così li segniamo insieme. Andiamo. Eccole là, le ho messe sul calorifero qua della camera, almeno così si asciugano. E poi le vado a sistemare via, le metto via perché ormai sono tutte cose che per il momento proprio non devo utilizzare. Ecco, poi stamattina ho sistemato anche questi due pacchettini che sono due pensierini per due mie amiche. E gli ho messo, beh, il regalo era già confezionato, però gli ho aggiunto praticamente il bigliettino. Bigliettino preso da Tiger con l'alberello a mollettina e poi anche all'altra mia amica questo altro bigliettino però con la mollettina con la stellina. Ma io adoro fare queste cose, infatti quando compro le cose mi fanno già la confezione, poi insomma un po' mi scoccia perché vorrei proprio aprirla e farla a modo mio, però ci ho aggiunto sempre qualcosa di mio. In bagno, adesso vi faccio vedere il portacandele che ho preso con la rosa stamattina. Ho messo una tea light dentro rosa, però poi magari ci metterò una candelina piccola delle Yankee Candle rosa, vediamo. Adesso intanto ci ho messo questa tea light perché non avevo altro di rosa. Ecco qua, una cosa proprio da poco, però mi piaceva l'idea di metterci un qualcosa che non fosse troppo invadente, una cosa piccolina, mi sembra che alla fine ci sta, dai. E niente, quindi insomma ho messo questa. Vado a sistemare altre cosette perché ho anche un po' di cose da piegare. Andiamo. Allora ragazze, questo qua è uno dei maglioni che ho preso. Ve lo faccio vedere anche meglio, che c'ha praticamente questo collo gigante che vedete. Adesso ve lo zoomo un po'. È fatto così, poi ha questo bel collo grande. È bello perché copre il sedere, insomma, quindi lo puoi mettere anche con i leggings. Materiale bellissimo perché comunque è un 50% di viscosa ed è bello, infatti non vedo l'ora di utilizzarlo. Ve l'ho voluto far vedere subito perché in realtà voglio metterlo presto, infatti ho detto no, glielo faccio vedere subito così lo utilizzo, se no ora che faccio un altro video haul. Poi ho preso questo Dolce Vita bianco. Allora, mi sono dimenticata di dirvi che l'altro l'ho pagato 16,90 euro. Questo l'ho pagato 14,90 euro, bianco, anche questo qua è bellissimo perché c'è un tessuto sempre che è un 60% di viscosa. Ha questo collo carinissimo, troppo bello, che starà Dio su, ed è un dolce vita abbastanza leggero, insomma medio peso, è morbidissimo addosso, è troppo troppo bello perché ti coccola, proprio perché è un tessuto molto morbido, non punge. Stamattina ne ho provati veramente tanti di maglioni. E questo qua l'ho preso anche in versione grigia e adesso ve lo faccio subito vedere. Ecco, questo qua invece è quello grigio. Non ve li faccio vedere indossati, però poi magari capiterà che li metterò per uscire, poi vi faccio magari vedere il mio outfit. Comunque sono belli, sono carini indossati, sono morbidissimi. Infatti ho detto ma sì, non voglio prendere altre cose anche perché poi dopo ci saranno i saldi. Però questi qua mi sono piaciuti veramente tanto, poi comunque il prezzo era ottimo. E ormai con i maglioni non mi sbaglio più perché
conosco molto bene i tessuti, quindi non sbaglio più. Quando c'è tanta viscosa, soprattutto, sono fantastici. Io poi non sopporto, ripeto, la lana. Non mi piace, non sopporto la lana, non sopporto i maglioni troppo caldi, insomma, quindi devo scegliere comunque i maglioni che hanno tanta tanta viscosa, soprattutto perché poi non ti fanno sudare, non ti fanno sudare, hanno una consistenza sempre abbastanza morbida e quindi insomma ormai io conosco i miei pesi, anzi quello nero già mi sono azzardata, devo dire. Però lavorando in negozio a volte arrivano gli spifferi, quindi a volte si sente freddo, a volte si sente caldo, quindi ho detto ma sì. E niente, questi sono i tre maglioncini che ho preso stamattina. Poi l'altra sera ho preso anche questa borsa da Tiger, alla cernierina. Mi sembrava carina e comunque comoda, ho detto ma sì, la prendo perché comunque sono sempre molto utili. Poi ho preso questo nastrino verde, proprio verde albero. E questo qua in vellutino rosso. E poi ho preso dei bigliettini, quelli che vi ho fatto vedere, me ne sono rimasti ancora alcuni che adesso vedrò come utilizzare. Mi sa che passo ancora a prenderli perché sono veramente carini questi bigliettini, sono proprio graziosi. Soprattutto questo qua che quest'anno è proprio il Babbo Natale di Tiger, carinissimi davvero, proprio carinissimi. Adesso mi sono un po' piegato, uffa. Belli belli. E niente, vabbè, adesso poi deciderò a chi saranno destinati. E poi devo controllare le cose che mi ha sistemato la sarta. Un attimo che li controllo. Controllo bene. Ma in particolare la cosa che mi interessava è il mio vestito, che è questo qua, che avevo preso da Lidl, ma era troppo largo. Quindi l'ho fatto un po' stringere. Poi avevo un pantalone di Walter. Poi c'è una tanta giacca, Christian. No, non andare qua, non andare qua. Dai, che ho messo la candeggina dentro, vai giù. Vai. Poi avevo questa giacca di Christian. E questa giacchetta qua praticamente aveva la cerniera rotta, gliel'ho ripresa e me l'ha cambiata. Poi abbiamo un pantalone di Walter e poi le tende che adesso le vado a mettere su perché non c'ho voglia adesso di lavarle, da accorciare, gliele metto su perché mi aveva sbagliato a tagliarmele. E basta. Non mi ricordo nient'altro. Adesso mi provo il vestito perché voglio vedere un attimino se mi va bene un attimo. Stavo piegando un po' di cosine, mi sono riorganizzata alcuni maglioncini, me li sono messi qua in questa scatola che avevo nell'armadio, dove avevo delle sciarpe che ho tolto perché sono un po' piena con i maglioncini, quindi ho detto separato anche un po' i pesi leggeri dai pesi un pochettino un po' più pesanti, ecco. E quindi adesso lo vado a rimettere in armadio. Ecco, intanto per l'appunto mi sono anche dimenticata di avere questa sciarpa. Infatti è stato un buon motivo per riscovarla mentre sistemavo perché è proprio carinissima. E praticamente c'è la parte bianca e la parte nera, proprio carina. Quindi adesso me la metto tra le sciarpe invernali. Ecco qua, ragazze, sciarpette già asciugate, le ho messe via così, vedete, in questo malloppino qua perché vanno tutte stropicciate, quindi le ho messe via facendo questo aggrovigliamento in questa scatoletta. C'è Cristian che sta spiegando pianoforte perché l'ho sghirato perché gli ho detto Cristian, hai cazzato tutto il tempo sul telefono e adesso studia. Ok, sono qua dentro. Via. Ecco altre cose trovate nel riordinare. Uno è questo cappello che è bellissimo di Original Marines che avevo preso a Christian e l'ha usato anche tantissimo Riccardo. È troppo bello questo cappello, è proprio bello e quindi io l'ho tirato fuori per Ricky. Questo qua era di Ricky ma mi sa che gli è piccolino, della Brooms, ormai mi sa che non gli va più. E poi questa sciarpa che non so, boh, mi sa che è piccola. Vedremo un po'. Ragazze, vi saluto perché è arrivato Walter. Ci vediamo magari più tardi. Ciao ciao! Ecco, già che c'ero mi sono lavata anche questi due colli, visto che sono un po' delicati, specialmente questo qua, ho detto vabbè li lavo a mano così li faccio asciugare sul calorifero, tanto le altre cose si sono già belle che asciugate, quindi adesso asciugheranno anche in fretta anche loro, almeno così li posso utilizzare. Alla fine quando compro le cose una sciacquata al volo gliela do sempre, a meno che le metto immediatamente e poi la lavo subito dopo.
però in genere una sciacquatina al volo gliela do sempre. Ciao ragazze, oggi è il 7 dicembre, io sono ancora intasatissima. Intanto, vabbè, oggi comincio a lavorare alle 6, quindi ho tempo. Volevo fare delle confezioni regalo. Allora, parto da questa, che praticamente, allora, avevo preso la tazza, questa tazza qua, carinissima, mi piaceva un sacco. E ho pensato di metterci dentro tre barrette di Lind, di cioccolato Lind al latte. Che devo passare un po' la camera, se non vedete bene. Ci siamo, allora, queste tavolette qua di Lind e poi ho preso questo strofinaccio molto carino natalizio che mi piaceva un sacco e quindi ho pensato di metterci dentro anche questo. Quindi, allora, fogli trasparenti, sacchetti trasparenti che ho preso l'altro giorno, li ho presi in occasione proprio per poter confezionare una serie di cosette, ora li ho presi. E quindi vado e incomincio la confezione. Allora, stavo pensando di far vedere il disegno, quindi almeno di cagnolino, quindi lo piego, proprio carino questo strofinaccio, lo piego e nel fondo vorrei far vedere almeno questo cagnolino qua, vediamo se ci riesco. Ragazze, questo qua è fatto, questo qua è un pensierino per una mia amica e alla fine avete visto, ho messo la tazza, ho messo dentro un po' di cioccolatini sfusi, poi ho legato le barrettine della Lind e ho messo questo strofinaccio carinissimo e questa è una. Adesso faccio la confezione per le maestre del mio chicchino che si sta mangiando il cioccolato, vero? Guardami, golosoni! Dato che la mamma confeziona lui si mangia il cioccolato, golosoni! E niente, questo qua intanto lo vado a sistemare perché se no c'è qua in mezzo, questo è fatto, adesso facciamo gli altri. Bellissima. Ok, adesso facciamo la confezione per le maestre di Ricky. Le maestre di Ricky se non lo so,
Per le tue maestre, queste qua, adesso poi vediamo per le maestre di Cristian, perché non lo so neanche cosa si fa insieme. Ma non li vuoi? Sì, fermo, fermo. Però lo porto all'asilo, va bene? Lo porti all'asilo alle tue maestre, però è un regalo di Natale questo qua, un pensierino per Natale, eh? Mica dovete mangiare il cioccolato all'asilo, eh? Non è mica una roba da mangiare all'asilo, questo qua è un regalino che facciamo noi, che fai tu Ricky, per le tue care maestre, le tue maestrine, bravi bravi, che ti sopportano quando fai il monello soprattutto. Adesso mettiamo un po' di cioccolatini, allora. Qua? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho concluso le confezioni per il regalino alle maestre, l'ho fatto, adesso lo metto nei sacchetti che avevo già comprato. E io preferisco farle da sola perché mi piace personalizzare le confezioni e soprattutto metterci quello che voglio io. E poi insomma adoro fare i fiocchi, abbinare un po' le cose e insomma vabbè, mi piace proprio tanto. Quindi adesso andiamo a mettere i loro sacchetti e poi lo chiudiamo con una bella mollettina. Il mio bel thermos che mi porto a lavoro, mi sono preparata invece di una tisana oggi un bel tè caldo e adesso lo lascio qua un attimino, e perché sono troppo intasata, bisogna di portarmi proprio qualcosa di caldo e ho poi di un bel tè, e quindi mi porto il tè, adesso vado a recuperare dei biscottini da portarmi, giusto perché sinceramente ho mangiato riso in brodo perché non sto ancora bene. Vediamo un po' se mi riprendo entro sera, adesso vado a farmi una bella doccia calda così magari mi sistemo un po' le ossa, mi scaldo un po' le ossa. Ecco, ho recuperato questi plasma, porto questi plasma dei grandi e 5 cereali e penso basta, perché anche perché non ho proprio per niente fame sinceramente, mi porto il tè, il plasma e basta. Adesso aspetto un attimino però poi metto dentro il thermos che mi rimarrà caldo fino a stasera alle 10.